Ciao bambini, sono Maestra Debbie ed è un po' che non vi leggo una storia. Oggi vi racconto la storia di Lello il pipistrello. È Halloween, Lello il pipistrello però è triste, si sente solo nel suo castello, non sa cosa fare, non ha amici con cui festeggiare. Decide così di uscire a mezzanotte. Vola nel cielo blu notte. Dall'alto vede un bel campo di zucche giganti e lì vicino tanti gatti neri che intonano canti tutti insieme. Miau, miau. Miagolano allegramente. Lui invece si sente solo, senza alcun parente. Più in là la sua attenzione è catturata da uno spaventapasseri, con la giacca strappata, i capelli un po' arruffati, i denti un po' sgangherati. Ma nonostante tutto, insieme a lui banchettano un gruppo di corvi felici, diventati oramai suoi cari amici. A due passi in gruppetto dei ragni fanno dolcetto o scherzetto, din don, suonano le casine e spaventano la gente muovendo le otto zampine, si fanno un sacco di risate e con il cibo tante abbuffate. Ma Lello è triste, vola nel cielo arrabbiato, di colpo adocchia però un bel posticino, una grotta molto molto buia proprio lì vicino. Ci svolazza dentro con curiosità e con stupore vede pipistrelli in quantità. Lello si rasserena e con i suoi amici in un bel ballo si scatena. Ora, se sei stato attento, rispondi alle mie domande. Il protagonista della storia è un pipistrello, un gatto, un corvo o un ragno? Indica la risposta corretta. Bravissimo! Il protagonista della storia è proprio un pipistrello. Il suo nome è Lello. Ora dimmi, Lello vede prima dei corvi banchettare, dei gatti miagolare o dei ragni fare scherzi? Bravissimi! Lello vede prima dei gatti neri. Lello vede poi dei corvi banchettare, dei gatti miagolare o dei ragni fare scherzi?